Da un paio di anni all'interno di un locale nelle tenute della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio a Fano, la cooperativa sociale T41B ha aperto un laboratorio chiamato Isola Fenile, dove Isola sta ad indicare inclusione sociale lavorativa, in cui si svolgono attività di impiego per una ventina di persone selezionate dai servizi sanitari per la disabilità e per la salute mentale. In aggiunta a questo progetto, la scorsa settimana è stata inaugurata una nuova iniziativa, su richiesta del comune e delle famiglie dei ragazzi, rivolta all'acquisizione di autonomie nella vita quotidiana. Si chiama La Casa sull'Isola, ovvero un appartamento riqualificato e allestito nei particolari, dove i ragazzi potranno provare l'esperienza del vivere indipendenti, distaccandosi gradualmente dalla famiglia, in un'ottica di crescita personale. Ale! Ale! In questo appartamento cosa faremo, cosa abbiamo cominciato a fare? Soprattutto l'attività del pranzo, insomma, quindi la mattina si decide il menù, poi si va a fare la spesa con tutto quello che riguarda poi l'uso del denaro, che spesso è un problema per alcune persone che non hanno capacità di usare i resti. E poi dopo c'è l'attività di cucina, poi preparare la tavola, apparecchiare, servire il pranzo, sparecchiare, pulire, lavare, rimettere a posto la casa. Oltre a questa attività abbiamo due laboratori, uno di informatica, 4 computer, un altro di attività creative e anche di socializzazione, insomma di giochi di gruppo, insomma che dei giochi da tavolo, quello che si può fare. Quindi diciamo che oggi inauguriamo questo, in più proporremo, queste attività vengono svolte oggi da una decina circa di persone, che sono una parte delle persone che lavorano qui in questo laboratorio. Diciamo, vorremmo aprire questa esperienza anche ad altre persone disabili che possono stare o a casa o che frequentano altre strutture. I lavori sono stati fatti grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che ci ha dato un contributo importante, e abbiamo avuto la cucina regalata da Marinelli Cucine. Inoltre, nel corso dei mesi verranno realizzati diversi incontri gratuiti, dalla prevenzione agli infortuni domestici, alla raccolta differenziata, al tema dei mezzi pubblici, alla sessualità, la banca e infine risparmiare sulle bollette. Il progetto è sostenuto anche dall'ambito territoriale sociale numero 6. Sono percorsi importanti, progetti che dimostrano di creare nuove opportunità e nuovi percorsi di inclusione, e come ambito territoriale sociale numero 6 accompagniamo questi percorsi, questi progetti, perché sono la dimostrazione di cosa vuol dire welfare generativo, cioè un welfare che crea nuove opportunità, nuove risorse e mette insieme, grazie a un ente del terzo settore, in questo caso la cooperativa T41, che promuove appunto questi progetti.